Bentornati a Prima Pagina. Partiamo subito dall'attualità che troviamo nelle pagine dei giornali diocesani della Sardegna con il mondo della scuola, il lavoro prezioso degli insegnanti, ma il significato anche della cultura oggi. Ancora le riflessioni che troviamo sul mondo del lavoro e quel significato culturale che ha accompagnato il 25 aprile, festa della liberazione. Infine gli sviluppi della guerra in Ucraina e la ripresa lenta dopo in qualche modo l'allentamento delle restrizioni dovute al Covid. Per la Chiesa e il territorio il ritorno delle grandi celebrazioni isolane in presenza con la grande partecipazione del pubblico. Ma andiamo subito con la regia di Laura Porcu a vedere nel dettaglio partendo dal primo giornale in rassegna stampa che è il quindicinale della diocesi di Ales Terralba, il nuovo cammino diretto da Stefania Pugeto a cui do subito la linea. Questo numero del Nuovo Cammino lo abbiamo dedicato alla ripartenza. Dopo 2 anni di pandemia e di crisi, finalmente ci riappropriamo di alcuni spazi di quotidianità e momenti di incontro da tempo attesi grazie all'alleggerimento delle restrizioni che comunque ci invitano in ogni caso alla prudenza. In questo numero parleremo della riapertura del santuario diocesano, da sempre molto apprezzato dai pellegrini che hanno affollato la chiesa di Santa Maria Acquas. Parleremo dell'incontro poi del Papa con gli adolescenti e portandovi una bellissima testimonianza di alcuni ragazzi di Siddi. Parleremo di generosità. Pensate che la Caritas diocesana di Ales Terralba è riuscita a raccogliere oltre 58.000 euro che sono stati destinati alla popolazione dell'Ucraina. Poi parleremo ancora di tante storie che arrivano dai paesi e dalle parrocchie e ci affacceremo al mondo della scuola, conoscendo meglio l'Istituto Volta attraverso l'intervista alla dirigente scolastica Mariella Vacca. Ci saranno poi tante notizie di sport, dei nostri talenti del territorio, tantissime notizie di cultura e tanto altro che ancora non vi svegliamo e lo troverete su questo numero del Nuovo Cammino. Grazie Stefania e noi ripartiamo dalla settimanale della diocesi di Iglesias, Sulcis Iglesiente Oggi, diretto da Giampaolo Azzei. Rinascita e ripresa, superate le limitazioni per il Covid, ritorna la festa di popolo per Sant'Antioco Martire. Ancora Domus Novas, riaperta la chiesa parrocchiale della Vergine Assunta dopo il restauro. Infine le strade di Iglesias, colme di fedeli e turisti per le processioni della Settimana Santa. E partiamo subito con il racconto che ci fa Tito Siddi, Savesta Manna della Rinascita, celebrata la 163esima edizione della festa di Sant'Antioco Martire, la ripresa dopo gli anni del Covid, quindi il racconto con le belle immagini della festa. Ma spostandoci a Domus Novas, ancora un momento di gioia per la comunità, risplende di nuova luce la chiesa della Vergine Assunta, la riapertura col vescovo della parrocchiale dopo i lavori finanziati con i fondi CEI dell'8 per 1000, quindi l'importanza anche di quella che sono i fondi e le firme dell'8 per 1000, che ricordiamoci non è solo una firma, è molto molto di più, perché consente veramente la ripresa di tanti lavori, la realizzazione di tanti lavori che poi sono utili per tutta la comunità. E ci spostiamo nell'arcidiocesi di Oristano con l'Arborense diretto da Mauro De Sì, che apre così: con prudenza siamo corresponsabili del bene comune, e l'editoriale in attesa che finisca veramente. Quindi abbiamo visto le tante celebrazioni, le tante feste nazionali e regionali sicuramente in presenza, ma serve ancora tanta responsabilità, quello che deve diventare lo stile di tutti. Nelle pagine interne andiamo a Massa, ma anche i detenuti hanno vissuto con intensità la festa di Pasqua. Rinascere si può, anzi si deve, e infatti le testimonianze che vengono proprio dal carcere di Massama, anche per noi Pasqua e Rinascita, l'istituto penitenziario cittadino vive in sintonia con la passione di Cristo. Quindi le tante testimonianze, dal male al bene, l'arduo cammino della redenzione firmata da Francesco, e poi l'esperienza della reclusione, la mancanza della libertà non mortifica la speranza. Infine, i detenuti sono anzitutto persone, come tali devono essere valorizzate, sostenute e amate. Per quanto riguarda il turismo, ci spostiamo per vedere insieme a Don Ignazio Serra, che è l'incaricato diocesano e regionale per la pastorale del turismo, parliamo sempre dell'arcidiocesi di Oristano, di San Giacomo, patrono dei pellegrini, Lago Modeo, Nughedus Santa Vittoria, uno scenario magnifico dall'alto dei suoi 500 metri, quindi il bello itinerario con le bei percorsi davvero e anche i grandi beni archeologici e storici che possiamo incontrare. Arriviamo all'arcidiocesi di Cagliari con il Portico, diretto da Roberto Comparetti, a cui do la linea.
Grazie Claudia, su questo numero del portico non potevamo non aprire con il convegno di Pastorale della Salute in programma da lunedì a giovedì prossimi a Cagliari, con un editoriale a firma dell'Arcivescovo Batturi che presenta fondamentalmente il tema del convegno. Spazio poi dopo ai territori, ai paesi con il prossimo pellegrinaggio delle reliquie di Sant'Ignazio d'Alaconi, dalla città capoluogo al suo paese natale. Raccontiamo poi la storia dei ragazzi ucraini che giocano con il Cagliari Calcio, con le giovanili. Ancora spazio poi alla Chiesa Sarda e all'attività dei nostri vescovi con l'ultima riunione della Conferenza Episcopale Sarda. Spazio poi ancora alle notizie che riguardano i temi del lavoro con le difficoltà del mondo produttivo isolano. Infine, raccontiamo qualcosa relativamente alla cacciata dei piemontesi nel 1793. Un appuntamento molto sentito nella nostra isola. Questo e altro sulle pagine del Portico. A te la linea, Claudia. Grazie Roberto, e noi lasciamo la stampa di Cagliari e arriviamo nella diocesi di Ozieri con Voce del Logudoro diretta da Don Gianfranco Pala. Sinodo, nodi da sciogliere, e in effetti è stata presentata, dice il direttore, domenica 1 maggio all'Assemblea Plenaria dei Consigli Pastorali, il documento che conclude la prima tappa del percorso sinodale della diocesi, raccogliendo le relazioni prodotte da parrocchie e foranie in una sintesi che sarà poi inviata alla CEI. Quindi analizzando quelle che sono state le proposte, le idee, le iniziative, ma anche l'analisi delle criticità e dei punti di forza per fare una sintesi comune, vedere quindi proprio in dettaglio quello che può essere davvero la grande opportunità offerta dal sinodo partendo dal basso. Sul territorio Giuseppe Sini ci porta a parlare di viabilità, la strada Sassari-Olbia, la grande incompiuta, tagli del nastro sono stati innumerevoli, accompagnati tutte le volte da date di conclusione dei lavori, appuntamenti che rigorosamente poi slittavano negli anni. Chiaramente con tutto quello che ne è derivato, soprattutto in termini di disagi e purtroppo anche di poca sicurezza. A questo punto la previsione di conclusione dei lavori è slittata al 2023, per i meno ottimisti al 2024, ma speriamo veramente che per questa arteria così importante per il nord Sardegna si possa vedere presto la fine. Parliamo di convegno missionario giovani, quindi Missio Giovani Ozieri pronta al volo, le testimonianze dei tanti ragazzi che hanno partecipato al convegno Missionario Giovani 2022 a Sacrofano a Roma, e quindi quelle che sono state davvero le sensazioni, le emozioni vissute poi condivise con i coetanei provenienti da tutte le parti d'Italia. Arriviamo infine all'Arcidiocesi di Sassari con Libertà diretta da Antonio Meloni, che questa volta affida l'editoriale a Luca Foddai. Parliamo di liberazione e libertà. La libertà è come l'aria e ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. È il pensiero di Piero Calamandrei che apre proprio in qualche modo l'immagine di questa apertura, con tutti i riflessi, soprattutto culturali, ideologici, che ne sono scaturiti intorno alla festa del 25 aprile. Un significato sicuramente particolare anche alla luce di quelli che sono gli scenari internazionali per quanto riguarda in particolare la guerra in Ucraina. Fatto della settimana sempre curato da Foddai a sostegno del popolo ucraino, celebrazioni anche a Sassari. Infatti a Sassari torna la celebrazione del 25 aprile in qualche modo sicuramente con più serenità rispetto agli anni scorsi, è ritornata la cerimonia nel cortile di Palazzo Ducale. Vediamo proprio le immagini di questi momenti. Sul territorio continua poi la campagna di legalità nelle scuole ad opera degli agenti della polizia locale, che parlano con i ragazzi dei temi più importanti sicuramente per loro, tra abuso di sostanze stupefacenti, di alcol, ma ancora bullismo, cyberbullismo, con la campagna in particolare hashtag io non condivido. Quindi una presenza costante, sempre parlando di scuola, vediamo quelli che sono i dati dell'indagine Eurispes, pandemia e dispersione scolastica, gli studenti sardi bocciano la DAD. E concludiamo con l'Ortobene, il settimanale della diocesi di Nuoro, diretto da Francesco Mariani, che apre e appunto fa il suo approfondimento ancora una volta sul mondo della scuola. Le regole annoiano, lo stupore persuade, ed è bella anche le parole che appunto cita di San Paolo, che ci dà, dice il direttore, senza volerlo, la più bella definizione di cultura: vagliate tutto e trattenete il valore, il tutto dentro un'altra esortazione: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Quindi vi affidiamo la bella riflessione del direttore sul significato reale della cultura e della cultura oggi. Il titolo: ci mancano insegnanti per passione e studenti sedotti dall'infinito. Nelle pagine interne
Ancora un'analisi in particolare: più facile vincere al Superenalotto che reclutare docenti per la scuola. Dopo tanta confusione, ora occorre puntare su stabilità e qualità. Appunto, il pensiero, diciamo così, in qualche modo, il ragionamento e l'intervento di Giorgio Chiosso, pedagogista e docente universitario a Torino, apparso sul sussidiario.net. E vi affidiamo e chiudiamo questa rassegna stampa con la bella intervista realizzata da Lucia Becchere, semplicemente Gianfranco Zola. Quindi Gianfranco Zola, che si racconta a 360 gradi, un personaggio che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. E con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Arrivederci. The